Ladies and gentlemen, bentornati qui su PG Esports, bentornati qui con Kainaret Arenas per la finalissima degli EULCS. Stiamo assistendo alla serie tra Schalke 04 e Fnatic e il livello di gioco è elevatissimo. Mostruoso davvero. Siamo sull'1-1, la palla è al centro del campo e vedremo che cosa ci tireranno fuori in questa partita, perché abbiamo visto due stili di gioco completamente diversi da parte dei Fnatic. Davvero, prima partita vedi uno stile di gioco basato sullo scaling, hai tre lane che devono prendere tempo, risorse, farm, gold, kill. Abbiamo Attila. I am joined by Attila, third Eccolo place qua. After picking up terzo a win posto. Yesterday. Attila, I know you've been sitting e adesso in the crowd so che sei qua nella folla che guardi le partite. Come ti senti essere qua in questa arena per questa finale? La verdad es que sois demasiado buenos Madrid, la verdad es que la verdad, mangio un sacco di paella e non so tradurre lo spagnolo. La verdad es que digan lo que digan, no hay fans tan orgullosos, tan apasionantes como son los españoles y la verdad ay, es ay, que aunque sea portugués estoy en mi segunda bueno casa para y aquí. Eso no lo quita nadie. A las manos a la riba, a la lodra, a la cabeza. Ovviamente i Vitality vogliono che Fnatic vinca per arrivare ai mondiali. Però quanto ti ha sorpreso la performance dello Schalke? Schalke Schalke ci hanno battuto, quindi beh, se hanno vinto contro di noi ovviamente giocheranno bene. Penso che nel game 1 lo Schalke abbia avuto davvero una grande idea di draft. Hanno visto Akali e ci hanno giocato intorno, hanno snowballato e hanno vinto. Sono stato davvero impressionato da Amazing. Abbiamo visto le stesse mosse da parte di Schalke nel secondo game. E adesso prima della pick and ban phase, chi vincerà questa serie? Il terzo game sarà il game decisivo, perché chi perde verrà messo in un angolo e penso che i Fnatic, penso e spero che i Fnatic vinceranno questo game. E allora, torniamo a quello che era l'analisi delle due partite fino ad ora. Primo game, riescono a tenere sotto controllo gli avversari, i membri di Schalke, e quindi i Fnatic non hanno abbastanza tempo e risorse per fare quello che volevano fare, fare il loro gioco. Seconda partita, draft simile inizialmente da parte dei Fnatic, con un cambio in top lane, front line, un tank grosso come una casa con Soaz che semplicemente si lancia sotto le torri e si lancia ad ingaggiare per il suo team. Anche se sincero, quanto a 8 caps con lo zoning di Cassiopeia. Allora, Soaz non è stato esente da errori in quella fase. Ah no, assolutamente. E quindi in generale mi aspetto da parte dei Fnatic. Intanto dovrebbe giocare ancora Soaz. In teoria mi sì. Aspetto, non dico dei cambiamenti perché la comp andava bene da parte loro. Anzi, se c'è qualcuno che deve adattarsi, quel qualcuno è lo Schalke. Però mi aspetto una pulizia di esecuzione maggiore intorno a Soaz. Intanto vorrei far notare una cosa, c'hanno l'applausometro tarato in base agli eventi internazionali. E quello francese attualmente è il più rumoroso. Era il più rumoroso, hanno appena vinto a Madrid. Potrebbero essere di parte, però dopo dobbiamo vedere i test, il controllo, il doppio cieco e quello. Bro. Cosa? Torniamo a parlare. c'hanno ancora l'applausometro, stanno... L'ha rotto, broken. Ha rotto l'applausometro. Mi dispiace, ci avevano investito così tanti soldi. La Spagna è veramente OP. Beh, la Spagna va detto che è la folla a Madrid, 11.000 persone. 11.000 persone, sold out completo dell'arena. Già da un paio di giorni, tra l'altro, non c'era neanche possibilità di acquistare in loco, non c'era possibilità di fare nulla. Tornando a parlare non della folla, ma di cosa sta guardando la folla, quindi la serie... se c'è una pulizia d'esecuzione nelle prime fasi ancora maggiore, come diceva anche Attila, i Fnatic hanno le carte per vincere. Più che altro perché nel momento in cui sei sul 2-1 i Fnatic sanno come rispondere, lo Schalke non lo sanno. Entriamo in draft e scopriamolo, signori. Eccoci qua, siamo entrati nella draft. Ancora una volta partono i classici ban. Quella è un Alistar, quella è una Kali. Tristana, però sono i Fnatic a bannare Akali. Sono i Fnatic a bannare Akali perché non vogliono metterla di nuovo contro la Lissandra di Nubdak. E sai che non vai a bannare Lissandra. Urgot rimosso. Ancora una volta sembra, non ne vogliono sapere di vedere quel campione. C'è lo stellato dietro, è bellissimo. È stupendo, è davvero stupendo. È la ripresa larga che è proprio figa. Guarda, cioè, che roba! È proprio figa, anche il riflesso, guarda che bella che è. Sono un attimo commosso. La commento la draft, giuro, però
dateci un secondo. Che meraviglia. Davvero. Che Brom bannato da parte dei Fnatic. Quindi non vogliono affrontare ancora una volta il Brom di Vander. E viene bannato Skarner dallo Schalke. Ok. D'accordo. Avevano così paura che i Fnatic lo selezionassero. Magari hanno informazioni in più rispetto a noi. Intanto immediatamente locata ancora una volta Kai'Sa. Reckless va per la canzone mononota. L'abbiamo visto diverse volte. Schalke 04 vuole mettere dalla loro Shen per impedire quello che abbiamo visto prima con Illisang. Però Shen è pericoloso da selezionare quando non sai come i Fnatic possono adattarsi a livello di support. Perché, ok, Alistar e Brom sono stati rimossi. E un Ezreal... Ezreal Shen. Ok, una lane molto sicura, sicuramente con la mobilità che hanno, ma davvero Ezreal? Upset è bravissimo su Ezreal, eh? Allora, ricordiamo che attualmente Upset non è solo bravissimo, è un Ezreal da record. Detiene il record per l'Ezreal più efficace della storia di quest'anno competitivo europeo. Riguardiamo qui proprio l'Ezreal di Upset. Guarda che cosa non sta facendo. Il suo posizionamento è oggettivamente illegale, penso in diversi stati. Però qui c'è il tentativo di uno contro tutti da parte di Capo con il remount su Kled. Ci ha veramente creduto a un certo punto. Ha resettato un attacco base, però RIP. Arriva comunque Pyke. Oh, baby, il mio corpo è pronto, Illisang. E questo è quello che hanno fatto spesso con i Fnatic. Dall'altro lato, impossibile. Bloccata alla cieca. È pericolosa, ma fino a un certo punto. Penso sei che qui... Pyke, non potrai gankare la corsa centrale. Non è solo quello. Tu vai ad abusare di un hyper carry fragilissimo, senza mobilità, che non ha un supporto da peeling. Già. Quel pick di LeBlanc creerà diversi problemi ai Fnatic. E non è neanche una questione che dici, vabbè, Pyke può usare il grab per deposizionare LeBlanc. No, non ci riesce. No, non in tempo. È troppo veloce la rotation di spell di LeBlanc. C'è lo 0% di possibilità, stavolta davvero. C'è questa musichetta della Champion Select che mette un'ansia ogni volta. Corki e Ryze bannati pur di tenere fermo Caps contro LeBlanc. Sappiamo che sono entrambi ottimi matchup contro LeBlanc. Sì, e adesso che cosa vai a optare per gestire questa LeBlanc? Perché hai tolto due dei migliori campioni per gestire LeBlanc e uno dei migliori campioni di Caps, che è Corki. Caps o Corki è sempre stato inquietante nel quanto è efficiente. Poppy bannata e arriva Sejuani per Amazing. Sejuani che comunque ha sinergia in corsia inferiore e molto probabilmente l'avrà anche in quella superiore. Fnatic possono rispondere con Trundle per Broxa. C'è già Ornn, quindi comunque sai che non ci saranno dei counter veri e propri verso Ornn. Vai per Trundle in modo da amplificarne l'efficacia in partita. Infatti verrà alloccato il Re dei Troll. Re dei Troll alloccato, giustamente, per andare a gestire Sejuani, per andare a gestire magari un possibile Shen che è in corsia centrale. Chi Shen gestirà? Diventi d'accordo. Non sarà Draven, no, non sarà Orianna. Draven Orianna è il classico over di Illisang. In realtà sai perché? Sì? Perché la sua ragazza si chiama Dori. Ah. Wow. Malzar è una bella risposta a un assassin. Malzar è una buona risposta. Malzar è la risposta alla domanda che nessuno ha fatto. Quindi è sempre efficace andarlo a selezionare. Gnar neutro, efficace in corsia superiore, ti gestisce tranquillamente Ornn. Queste comp cambiano totalmente gli equilibri delle prime due partite. Quindi ci andiamo a tuffare in uno scenario totalmente rinnovato dove Nukedak cerca l'efficacia su un assassino come LeBlanc. I danni sul bersaglio singolo sono enormi, ma se vediamo una cosa lato Schalke 04 è la totale e più assoluta assenza di scaling e di wave clear. Sono due cose delle quali Fnatic possono abusare enormemente. Considerato la team comp che hanno, sì, decisamente. Hai Malzar che wave clear decisamente bene. Kai'Sal vuoi clear decentemente. Ornn dipende dagli oggetti. Ha un'ottima gestione delle ondate di minion. Kai'Sal dipende anche dagli oggetti, eh. Chiaro. Diverse build di Kai'Sal prevedono anche un uragano di Runan. Se Vero. Ti fai forte di quello, hai un enorme wave clear anche con lei. Vero anche e questo. Ti dirò, data proprio l'assenza di wave clear lato Schalke, assenza totale no, però comunque carenza in wave clear, andrei a selezionare proprio quell'oggetto. Vediamo qua i due coach stringersi la mano e signore e signori con una bellissima ripresa sulla coppa, sui loghi dei due team,
fra poco entreremo sulla LAN degli evocatori. E qua rivediamo quelli che sono i pick, rivediamo quelli che sono i ban e rivediamo le facce dei giocatori che con un 1-1 sono pronti per scontrarsi in questo terzo match. E allora partono anche i vostri hashtag: hashtag FNC win oppure hashtag S04 win. Vi ricordiamo che i vostri hashtag possono essere espressi non solo in chat su Twitch, ma anche su Twitter, twittando a PG Esports IT e a LOL Esports. La maglietta degli Immortals è un po' datata per i fan di League of Legends, ma non glielo diciamo. La maglietta dei Fnatic va benissimo. Il team ghiaccio, anche quello, roba d'altri tempi, ma sempre efficace come sciarpa. Abbastanza dicotomica il fatto che una sciarpa vada a simboleggiare il ghiaccio, ma non perdiamoci in concetti filosofici, perché signore e signori, per la terza volta in data odierna si entra sulla landa degli evocatori. E con questa ripresa tridimensionale che ci belle fa che sono tutta la landa, eccoci qua signore e signori, terzo match di questa best of five della finale della Summer Split degli ULCS. Tu non hai fatto voto e quindi ti colgo in castagna e ti dico: secondo te chi vince? I Fnatic. Ah, così? Vabbè, sì. Scusa. Perché l'esperienza dei Fnatic a livello di coaching staff su una best of five è superiore a quella dello Schalke. Ghigliotto è bravo, ma non è lo staff dei Fnatic. È bravissimo Ghigliotto, ma non più è che altro non è lo Young Buck che c'è dietro lo staff dei Fnatic. Quello secondo me è stata una... uno dei principali fautori del successo dei Fnatic in questa stagione, ok? Tutte le macro strategie, tutti i macro cheese che hanno impostato, fidati, vengono da lui. Caps stavolta tranquilla. Non è su un campione meccanicamente pretenzioso. Sappiamo che Malzar, la richiesta maggiore è sapere quando premere R correttamente. Comunque avere lockdown su una fonte di danno, considerando i danni da mid game dello Schalke, non esegui, ma da mid game, ok? Le Blanche ed Ezreal hanno un eccellente spike al secondo e terzo oggetto. Dopo di quelli vengono surclassati da Kai'Sa. C'è sola. Però una cosa: Ornn in questa team comp, esattamente. Ingaggio. Sì, ma su chi? Cioè, chi puoi mai prendere anche solo alla lontana con l'evocazione del dio della forza? Ti ricordo che Amazing l'hanno ucciso a ripetizione più volte nel game precedente, su Sejuani. D'accordo, deve rimanere in vita Reckless per uccidere la Sejuani di Amazing. Certo. Hai Caps a proteggerlo. Inoltre, sai che tipo la prima partita in cui Amazing moriva su Sejuani, una roba del genere? Davvero? Non è mai morto in stagione regolare su Sejuani. O forse è morto almeno una volta. No. Aveva una KDA di 66, mai morto. Anche se muori una volta hai una KDA così alta. Però la conta la morte in quel caso nella conta totale. Non dico che cambi il risultato finale, conta nelle statistiche che trovi sul sito. Ok, quello sì. Sui Fantasy SES poi. Tra l'altro, pensare di dover prendere Amazing per vincere il Fantasy. Intanto in corsia inferiore comunque, nonostante Irisang sia abbastanza... non immobile, però sia un campione corpo a corpo, Upset si sta trovando schiacciato e anche con la sua cleptomanzia non sta riuscendo a trovare risorse. Ogni volta che Illisang minaccia quell'arpione, vede gli avversari iniziare a indietreggiare dietro i minion, magari dovrebbe dire, ma non è che c'è visione. Ma sai cosa? Più che altro la puoi utilizzare per zonare gli avversari, proprio per spaventarli e tenere sotto controllo l'ondata di minion meglio. Quello sì, quello è vero. Occhio qui. Nudox si sta spostando in corsia inferiore, vedendo i membri di Fnatic così aggressivi, flash aggressivo di... Upset tenta l'ingaggio, teletrasporto da parte di Malzar subito cancellato. Newton può ancora lanciarsi in avanti, ha la catena per bloccare Illisang, deve stare veramente attento. Lo stun però non va a segno. Dash difensivo, giusto per proteggersi. Non è tanto il dash difensivo quanto il fatto che se Newton avesse voluto inseguire Pyke nel tentativo di perpetuare la sua catena, allora lo stordimento sarebbe andato a segno. Doppia Doran da parte di Caps. Il signore degli anelli. Davvero? Voglio dire, hai qualcosa contro il signore degli anelli? Swag Malzar skin confirmed. Perché no? Vander adesso vede il suo tiratore tornare in corsia grazie al teletrasporto. Quindi un Ezreal che è forte di quell'incantesimo dell'evocatore avrà dei pit stop di gran lunga facilitati. Lacrima della Dea già completata e adesso è in corsia a staccarla. Sai Caps. Cosa è bello anche di quel teletrasporto? Il fatto che l'abbia utilizzato su minion cannone. Andare a fare il richiamo base quando arriva un'ondata di minion e tornare sul minion cannone
ritarda il tempo di aggressione del mio cannone. Non autoattaccando vuol dire che non pusha. Se non sta autoattaccando vuol dire che l'ondata di Fnatic andrà in direzione dello Schalke e lo Schalke arriverà sotto torre propria. Quindi può farmare sicuramente. Sì, questo è anche vero, però molto dipende da come ci si arriva in quello stato di gioco, anche dagli HP, dallo stato di salute generale dei campioni. Nel frattempo Soaz sta subendo abbastanza contro Gnar, ma quello è telegrafato. Sei un campione corpo a corpo contro Gnar in corsia superiore. Non sta subendo in farm, questo è grosso. Amazing, il suo early game, nonostante abbia provato a renderlo più presente nelle fasi iniziali, non ha avuto gli stessi risultati. Una gold lead che passa dalle 2500 unità alle 146. È normale quando hai una team comp che ha bisogno di più tempo per scalare e non gli viene data la possibilità di scalare. Irisa? Irisa? Tutto bene? Stai facendo sprecare tempo al membro di Roshalke, ma... Brox? Corsi superiore, Vizia ci se ne avvede? Non lo so, non penso l'abbia spottato. Amazing si sta spostando in corsi superiore. Utilizzato subito quello che è una pianta da visione. Il sangue aggressivo con l'ustione. Non possono permettersi di continuare l'ingaggio. Vanno su Vander. Quello però è un Void Seeker in testa upset. Non può avvicinarsi, se no viene proccato il la Plasma Fission di Kai'Sa. Alla fine comunque non riesce a far detonare le stack di plasma, quindi poco importa, Reckless nessun danno percentuale contro Upset. Upset è felice così, sta tornando in salute grazie alle varie pozioni. Amazing. Superiore. Doppio teletrasporto da parte di due top laner. Consol che però arriva con metà della sua barra del mana. Non la situazione con cui vorresti arrivare in top lane, conosco. Soz con comunque il libro di incantesimi dovrebbe riuscire a sfruttare meglio alcune tempistiche di corsia. Però non se torni in corsia col metà del mana, perché? Puoi utilizzare cosa? Clarity. Non penso lo vada a prendere adesso, appena può farlo lo farà, però può... L'hanno tolto dalla landa degli evocatori, il Clarity. Clarity e Clairvoyance sono stati rimossi. Anche dall'Unseal Spellbook? E penso proprio di sì, penso che l'Unseal Spellbook vada a utilizzare gli incantesimi disponibili. Sai che sulla mappa in questione. No, se no si poteva usare la palla di neve sulla landa degli evocatori. No, quella è una spell dell'arame, basta. Ok, ci confermano dalla regia invece che c'è ancora, ok, può utilizzarlo. Perfetto, perfetto, my bad. È una di quelle cose che semplicemente puoi utilizzare. Non viene utilizzato spesso perché fa strano pensare alla Clarity. Sì. Wow, no, mi ero perso ti questo passaggio. Il cervello. No, semplicemente mi ero perso questo passaggio. Caps comunque, stiamo vedendo le sue statistiche con Cassiopeia nella partita di prima, vero fautore della vittoria dei Fnatic. Stavolta sta giocando la classica lane da stallo con Malzar, resistenza magica, anelli di Doran per rigenerazione magica bonus. Sono in tre. Vuole solo farmare. Sono in tre top lane. Soaz comincia a correre, figliolo. Oppure no, si ritirano. Cosa? Soaz è full HP e a brevissimo avrà di nuovo l'evocazione del dio della forgia. Un po' rischioso. Anche perché barrier. Soaz si è messo il barrier per evitare di essere ingaggiato da parte dello Schalke. Beh, è una buona risposta a un possibile dive. Sì, assolutamente. Anche un exhaust sarebbe stato bello contro le blank. Beh, però exhaust né sfinimento né blocchi uno. Con la barriera attutisci tutti i danni in entrata sperando di prendere delle kill di ritorno grazie alla torre. Vero anche questo. Il Sark si sposta dalla corsia inferiore per provare a prendere un po' di visione per i Fnatic. 700 gold lo Schalke, non è morto nessuno, ma lo Schalke ha un buon vantaggio in oro. Cos'era? Bello spostamento arcano, però liscio clamoroso da parte di Ilisang. Più che altro era l'arpione più prevedibile del mondo. Sì. Stavamo dicendo comunque, in generale molto del vantaggio monetario dello Schalke 04 risiede nella cleptomanzia di Ezreal, anche perché vantaggio marcato in farm non ce n'è davvero uno se non nella corsia centrale. 7 minion però non fanno la differenza. E in quella inferiore 5 minion, di sicuro non ti danno 700 unità di gold se 7 minion. Allora c'è da dire che lo Schalke ha un sacco di cuore, perché sincero, 700 gold di vantaggio alla cleptomanzia, ok, tanti colpi mistici che vanno a segno. Però ha voglia. Upset adesso trova qua una possibile ingaggio. Ilisang. No, flash difensivo di Upset. Buono, molto buono il flash. Qui c'era Caps più che altro. Non vogliono rischiare. Caps alla suprema disponibile. Vanno non ci sono strumenti oceanico. Per salvarsi. Vanno per il drago ed è un drago oceanico al nono minuto e mezzo. Eccellente per la fase di corsia.
È un drago che permette intanto a Reckless e Illisang di non subire Rust da parte di Upset. È un drago che porta Soaz a non avere... non dico non avere più problemi contro Gnar, ma averne molti di meno. Vediamolo almeno in questo fronte. Messaggero della Landa arriva adesso sulla Landa degli Evocatori. Vedremo se qualcuno vorrà dedicarci risorse. Il messaggero più che altro, sai cosa? Servirebbe ai Fnatic per sbloccare queste situazioni in cui Upset può prendere stack di cleptomanzia facili. Caps adesso utilizza tra l'ultimo su di lui. Illisang troverà l'arpione. Sì, lo trova, ma Nukedak ha lo scudo di scena a proteggerlo. L'uniti nelle difficoltà. Unisce nelle difficoltà, quindi protegge da un tentativo di ingaggio e nulla. Fnatic utilizzano una semplice risorsa base, come la ultima di Caps. Però voglio dire, chiudere l'ingaggio sulle blank non è proprio una grandissima idea. Hai anche piuttosto flashato, portami... Nukedak ha flashato. Ah, Nukedak, sì, dicevo, pensavo stessi dicendo che pur di chiudere la kill hanno flashato. No. Brox ha conquistato largo granchio, c'è controllo sul messaggero, potrebbero andare proprio per quello. Però Brox passeggia su un lume, quindi hanno informazioni. Va aggressivo su Soaz, trova rallentamento, trova la ultimate su di lui. Testata difensiva a parte di Soaz, utilizzata la ultimate, arriva il teletrasporto a parte di Malzahar. Flash all'indietro per provare a usare la ulti su Amazing. Trovano i rallentamenti, trovano un po' di danni, ma Vizicacci guarda come riesce ad aggredire gli avversari. Amazing con la ultimate, first blood in mano sua. C'è Nukedak, è lì presente, si lancia in avanti. Bello il Voidling per attutire la catena eterea. Bravo. Bello Caps. Clean. Strano, vero? Oh, qua però Brox ha costretto bel a flash. Ah, voleva piazzare un lume per vedere dove fossero Amazing e Nukedak. Però non fai cercare così, bro. Aspetta un attimo. Lo so, fa male, fa molto male. Nukedak fa male da morire, bro. Rivediamo l'azione. In corsia superiore, Chachi in forma mega. Aspetta che la forma mega vada a scadere per cercare di baitare magari la non volontà di aggredire gli avversari. Arriva subito la suprema, omonima, Gnar, il piccolo Yordle preistorico. Vanno a ingaggiare i membri dei Fnatic, forti magari della presenza di Malzahar. Ma quello è un Malzahar che non ha la suprema a disposizione. E quindi è un Malzahar utile a metà, mettiamola così. Qui Nukedak si porta in avanti. Buono l'utilizzo dei Voidling da parte di Caps. Attutiscono la catena eterea. Ma in tutto ciò lo Shark ha trovato il primo mattone e il primo sangue, mentre i Fnatic non hanno trovato nulla. Anzi, Shark 04 rischia anche di contestare il messaggero della Landa, che viene resettato prontamente a parte di Brox. Brox si è allontanato con calma dal messaggero proprio per farlo resettare. Bravo, bella azione da parte sua. Vicci che di danni con la Black Cleaver ora ne ha a tonnellate. Però i membri di Shark hanno sacrificato la torre bot lane. Davvero? Arriva la suprema di Ezreal. No, c'è Vander, non è morta la torre. Okay. Hanno preso un bel po' di danni, quello è vero. Trova l'arpione direttamente su Vander. I danni sono molto alti. Nulla da fare, non possono continuare l'ingaggio. Vizicacci ora è aggressivissimo su Soaz. Trova un'altra accelerazione grazie all'iperattività. Nukedak che vuole pulire questa ondata. Questa ward utilizzata la ulti a parte di Malzahar. Guarda quanto sono alti i danni. Ancora una volta le visioni malefiche vanno a segno, ma non è abbastanza. E non qui per ucciderlo. Illisang ancora una volta in corsia centrale. Sappiamo che Pyke, se giocato da Illisang, è un altro mid laner. Però è un altro mid laner fragile contro una LeBlanc a livello 10. C'è Amazing. Occhio! No, ok. No, Amazing non insegue. Sa perfettamente che Pyke ha la sua risacca spettrale. Può fuggire. D'accordo. Tempo. Però, un conto è non sprecare tempo. Un conto è rischiare di morirci. Sai cosa mi stupisce a parte lo Schalke? Il fatto che non stiano tenendo sotto controllo Reckless come nei game precedenti. Reckless sta free farmando. Sì. Ma facilmente anche. Sta andando per il Resto della Tempesta, sarà la build basata su di quello. Third Brick. Ed è il primo mattone in favore dei Fnatic, che nonostante quello ancora sono indietro di gold. E non è solo la kill. Vizicacci è estremamente aggressivo contro Soaz. È stata difensiva da parte sua, rallentato ora da un semplice pilastro evocato dal suo martello. Buono Soaz, però qui decide di allontanarsi. Non ha informazioni sul mid laner avversario, non c'è visione, non vuole rischiare che una LeBlanc vada ad abusare di lui in corsia superiore. Quindi sì, fugge, ma non solo fugge, ma rinuncia a tantissima pressione di corsia. Qui sono danni sulla struttura, quelle sono wave perse sotto torre. Soaz cede un po' di terreno, sappiamo che spesso lo fa intenzionalmente per andare poi a scalare in fasi più tardive e non assorbire risorse ai compagni di squadra, però è una grossa scommessa. Più che altro perché stai scommettendo sul fatto che, uno, il tuo jungler possa venire ad aiutarti e mitigare queste perdite, e due, sul fatto che queste perdite non vadano a sbilanciare la corsia totalmente a favore dell'avversario. Contro uno Gnar
pericolosissimo. Messaggio arrivando da parte dello Schalke, dovrebbero completarlo senza problemi. Sono in tre, non hanno modo per andare a combattere il Fnatic. E infatti Amazing si porterà a casa l'occhio del messaggero. Domanda, dove lo vanno a utilizzare? Perché top lane è la lane più danneggiata. Ok. La corsia centrale non è, guarda la barra degli HP della torre in corsia centrale, per quanto sia in trasparenza. Sì. È troppo in vita. Dovrebbero essere tutti i 5 membri dello Schalke per aggredire quella torre. La top lane è già bassa di vita. Tanto vale prendere quella, hai preso la risorsa e vai da un'altra parte. Aspetta, dalla minimappa la top lane sembra in realtà quella più in salute. In effetti sì. Non dovrebbe essere così, considerato che Gnar ha tipo perma aggredito l'avversario. Quindi piuttosto apri la corsia centrale, mi verrebbe da dire. Qua ingaggio direttamente su questa LeBlanc, arriva lo ultimo da parte di Pai, qua c'è lo scudo, Prox con il soggiogare, nemmeno usato il soggiogare. No, semplicemente autoattacchi, martellate con quella clava. Vilma, che cosa fai? Passamela. Adesso torna in corsia centrale a parte i Fnatic, ingaggia a parte di utilizzata la provocazione, l'ustione, arriva la ultima di Sejuani, poco da fare, i Fnatic non hanno i danni per rispondere, teletrasporto che però viene immediatamente cancellato da parte di Soaz. Teletrasporto sì, da parte sua, però giocata molto bene qui l'azione da parte di entrambi. Sì. Schalke 04 riesce a trovare risorse di ritorno, però purtroppo questa è un'altra struttura in favore dei Fnatic, che non hanno, nonostante due torri a zero, pareggiato la Gold Lead sul tabellone. Questo ti fa capire quanto opprimente sia attualmente la fase generale dello Schalke, specie per la giungla. Vediamo la cleptomanzia anche a sbilanciare così tanto questo equilibrio. Senza ombra di dubbio. Rivediamo. Caps qui va a ingaggiare contro il mid laner avversario. Purtroppo qui il povero Nukeduck non può fare assolutamente nulla. Cerca di salvarlo Vander con la Suprema, ma è una Suprema che significa davvero poco in un'ottica dove tutto il team avversario ti sta letteralmente planando in testa. Teletrasporto utilizzato, Brox muore. Sarebbe potuto non morire, non avessero insistito così tanto, però Brox muore. Volevano la torre a tutti i costi e Broxa, tra le persone che potevano morire, non se lo aspettavano. Non così in fretta. Ha aspettato tanto a utilizzare il soggiogare su Amazing, questo l'ha ucciso. Poteva usarlo anche su Shen per avere un po' di HP in più e resistenza in più. Non l'ha fatto. Attualmente penso che in HP Amazing vada a surclassare Vander ampiamente. Sì. Ma sì. C'era l'Aftershock di Vander, quindi avrebbe preso quelle statistiche di armatura e... Ah no! Non vengono rubate le statistiche dal soggiogare, se sono bonus per un istante. È un po' complicato. È complicato. Sì, andiamo a sviscerare la cosa più avanti. Intanto comunque Schalke 04 adesso cerca di insistere sulla corsia centrale, arriva anche Chachi, Nukeduck viaggiano, bello l'arpione a parte di Lissang, ma vanno a ingaggiare direttamente su Vander perché non ha nessun modo per fuggire. La ultima da parte di Sejuani per bloccare Lissang, viene ucciso, si lancia in mezzo Gnar, vuole provare a fare l'uccisione, ma Caps e Reckless sono troppo bassi in vita. Nukeduck, il clone di Nukia, precisiamo, che è inquietantissimo. Chachi che va all'inseguimento per uccidere Caps, lo riuscirà a uccidere, lo trova, uccide, ma Reckless risponde con una buona kill da parte sua. I danni sono altissimi, Amazing viene bloccato qua, bulbo esplosivo per fuggire e bel Reckless pilastro, shutdown da parte di Soaz. Ora inseguono Nukeduck, travelando, ultima uccisione, teletrasporto da parte di Upset che arriva in ritardo a questa azione. Raga, la festa è già finita. Forse no. Però per Upset forse non è finita, perché flash in avanti, salta, prenderà la vita di Reckless con un ultimo d'attacco. Vander che flasha, bello, con la provocazione. Bello. Shutdown per Upset. E quindi questa è un'altra azione che si possono permettere. Non è ancora finita. Non è ancora finita, perché Soaz ora con la sfiammata del mantice riesce a rallentare, non rallentare, danneggiare Vander. Teletrasporto di Caps, vogliono bloccare Upset o Vander, ma qua l'arpione potrebbe essere la differenza. Upset che viene lanciato per aria, lancia la ultimate per disperazione, è morto! E questo è un'occasione fantastica per i Fnatic, perché prendono di nuovo tempo, prendono ancora pressione sulla mappa. Non solo, se vai a vedere il tabellone, il gold è assolutamente alla pari. Sì. I Fnatic sono sopra di due torri e di una kill, di due draghi elementari, e il gold è comunque alla pari. Schalke 04 deve aver venduto qualche... non lo so... Hanno le rune sculo bonus. Ok, le rune sculo bonus sono nuove? Sì. Quelle che hanno aggiunto sul PBE, non le avevo viste. Esatto. Ah. No, vedi i rami dell'ispirazione dello Schalke? Sì. C'è una runa, è una runa segreta, devi premere Q, Q, R, R, W, W e poi start.
E ma io sapevo R1, R2, L1, L2, sopra, sotto, destra, sinistra. No, quella è un'altra roba. Sì. Comunque, rivediamo l'azione. Qui Newdak si lancia in avanti contro Illisang, viene immediatamente arpionato. Arriva la Suprema, ma la Suprema arriva ai danni di Vander. Vander viene ucciso e non solo. Il gold viene condiviso grazie alla morte degli abissi di Pyke. Contro ingaggio Amazing, buono sulle retrovie. Broxa non viene immobilizzato abbastanza a lungo. Il povero Upset aveva veramente troppi pochi HP dopo le visioni malefiche. E qui Reckless, un capolavoro da parte sua. Caps ci muore, poco importa, sono risorse per una Kai'Sa. Si girano su Amazing, che era in mezzo a tre persone, non aveva via di fuga. Peccato che sia finita in mano a Soaz e non in mano a Reckless. Però, ehi, ha ucciso anche a Newdak, quindi attenzione, poco importa. Voleva scoppiare di nuovo l'azione. Intanto Soaz e Chachi se le danno di santa ragione. Normale, sono Gnar e Ornn. Non può essere altrimenti. Diciaci da notare, che non l'abbiamo fatto notare per tutta la partita, ah, il Grasp of the Undying, la presa dell'immortale. Sì, su Gnar in questi matchup Irisan non aveva visione. Non aveva visione, ha detto magari se scappa di qua lo grabbo. E invece volevi due fasce d'argento vivo che sono arrivate negli inventari dello Shulk, da parte di Amazing, da parte di Newdak. Upset ancora non ce l'ha e sincero mi preoccupa per lui, perché Ezreal va bene che è facile fuggire da molti dei fight e essere in una buona posizione per cui fare danno comunque, quindi difficile che Caps vada a ingaggiarti, è un rischio comunque, perché correre è un rischio sciocco. Avresti la Suprema di Shen. Arriva qua l'arpione. What? Da parte di Illisang, l'ha usato semplicemente per avvicinarsi. Wow. È la ultimate di ricordiamo, la ultimate di Pyke. Se tu colpisci un campione, non ha importanza se lo ci teletrasporti, ti teletrasporti sopra. E quindi puoi lanciare subito dopo l'arpione, portare l'avversario più vicino al tuo team e da là fare delle magie. Fanatici che vanno per il Baron, hanno visto però i membri dello Shulk e Newdak e Amazing sono lì presenti, non ha la ultimate Caps, quindi non può zonarli, silenziata le Blank, quindi prendono un po' di tempo, arriva a teletrasporto, a parte di Chachi verso quella che è la pit del Barone Nashor. Vander che si lancia per provocare l'avversario, Newt che fa il tutto per tutto e viene esploso però Vander, e ora Baby, con i danni di Ornn percentuali lo Shulk viene sciolto. Amazing e Newdak che devono fuggire. Newdak ha usato il flash, questo è importante perché Newdak, per quanto sia mobile con le blank, il flash torna molto comodo per molte azioni. Non averlo significa che per i prossimi fight è pericolosissimo. In ogni caso, comunque, il Pyke di Illisang è roba davvero vietata ai minori, ok? È davvero bello da vedere. Lo trovi su certi siti che chiedono il permesso di entrare. Considerata la composizione dei Fnatic, il sito migliore su cui trovare il Pyke di Illisang è U-Horn. U-Horn, sì, decisamente. Drago Infernale conquistato da parte dei Fnatic, che lo aggiungono così alla loro collezione. Siamo al terzo. Sono tre tutti diversi, ma sono statistiche bonus che vai a mettere su una team comp che già sta trovando vantaggio. Il Barone Nashor, insistere su quello sarebbe stato troppo rischioso. Amazing era in zona, non ti vuoi giocare di certo il 50-50 su una situazione in cui avevi trovato vantaggio. E scambiano due kill, finiscono entrambe sui jungler. Questa azione intorno al barone non è stata delle migliori per i Fnatic, perché è stata un'azione che ti fa stallare. Fnatic adesso devono riprendere un attimo il controllo delle singole corsie. Zero upset, lul. Scusami, dovevo. Proprio di cattiveria. Corsia superiore, hanno mandato Caps a gestire la corsia, Soza in corsia inferiore, ed è proprio questo il punto. I Fnatic prendono prima il controllo dei corsi laterali e poi fanno giocate attorno alla giungla e alla corsia centrale. A questa maniera possono aggredire e tenere sotto controllo gli avversari. Hanno, tra virgolette, il vantaggio, perché hanno preso le torri esterne e quindi hanno vantaggio sulla mappa, ma non a livello monetario, perché a livello monetario sono alla pari, completa, sì, e perfetta. Il che è assurdo. Questa partita è la cleptomanzia che è sbagliata e ormai la usa solo Ezreal. Anche in corsia superiore comunque il vantaggio in farm è bello grosso, eh? Quella lama del re rovina, 50. Quella mannaia oscura, okay, portano, sì, Gnar ad essere molto opprimente nei confronti di Soaz. Però Gnar, ma guarda qua quanto è opprimente. Bel flash. Flash attraverso il muro per salvarsi. Dovrebbe ancora avere l'op e infatti lo usa immediatamente. Hai preso però un flash a Vizciaci per utilizzare due ulti. Ah, Caps ha flashato, brutto questo. Sì, allora sì, per Vizciaci ne vale un sacco la pena. Buono. Fascia d'argento vivo iniziano ad arrivare per lo Shulk 04 e adesso Newdak non ha paura di saltare dentro. La sole blank, penetrazione magica su due oggetti, sfera dell'oblio e calzari del mago. C'è l'eco di Luden.
con quella fascia d'argento vivo non deve preoccuparsi praticamente di niente. Schalke 04 che sono distribuiti bene sulla mappa, vogliono reagire alla visione presa da parte dei Fnatic. Amazing era fuori dal bush, ti hanno visto bro, sei una cavalca cinghiali. Di sicuro non sei snella come modello in gioco, voglio dire, se Giovanni di per sé è molto atletica. In corsia inferiore vediamo lo scontro ancora tra Soaz e Chachi, dove Chachi post trasformazione in mini Gnar non se l'è passata benissimo. Si stava spostando Yirisang ma deve subito tornare in corsia centrale perché Upset approfitta dell'ondata dei servitori per insistere sulla struttura. Eccolo lì, centrale, niente arpione da parte sua, non andrà all'inseguimento di Evander e Upset. Ed è questo il vantaggio della duo lane dello Schalke: sono estremamente mobili. Hai l'avanzata da parte di Shen con la sua provocazione, che può usarla in senso difensivo. Ezreal che può usare l'Arcane Shift a cooldown. E parlavamo del dash di Shen, guardalo qua. Soaz testata direttamente su Vander, vanno semplicemente per la sede in corsia centrale. Decidono di dire, non c'è nessuno a difenderla, tanto vale pushare. Un'altra torre che casca, e questa è una torre importante. La seconda della corsia centrale vuol dire aprire totalmente la giungla ai Fnatic. Per lo Schalke è un rischio questo. C'è Illisang che da solo sta zonando un team, vorrei farti notare questo. La sua presenza dietro le strutture con l'arpione basta e avanza a zonare un intero team. Il kit di Pyke è davvero divertente se ci pensi, perché ha una finestra di utilizzo creativo che penso solo Illisang sia abbastanza deviato da poterla utilizzare, deviato verso l'utilizzo del campione ovviamente intendo. Amazing che va a bloccare il richiamo base di Illisang, che ora minaccia con l'arpione e tornerà tranquillo a casa. Quindi, fase di stallo avviene al 26esimo minuto, in quella che è la transizione tra la fase centrale di partita e le fasi più tardive. E sai cosa? Per sì, i Fnatic va benissimo. Dicono, sì, ci lasciate scalare su due campioni che scalano bene le game? Grazie. Specialmente quando non hai scaling dalla tua, perché stiamo vedendo che Upset non è andato per la seconda goccia. La madera in rovina, fascia d'argento vivo, va per il mid game. Neanche Ezreal andrà a scalare. Non sarà quell'Ezreal a due oggetti da goccia che ti tira fuori quei 1500 danni al minuto della fase precedente di questo torneo. Decisamente. Qua Caps mandato in corsia inferiore a depushare l'ondata ai minion. Gnar si sta spostando lì. Soz in corsia centrale, viene rallentato dalla ultimate di Amazing che fa un liscio fantastico. Nukedak che tenta l'ingaggio direttamente su Reckless e arriva contro ingaggio a parte di Soz che trova un triplo knock up. Illisang intanto arpiona Visicaci, potrebbe morire per mano di Caps, infatti viene esploso Reckless e porta a casa l'uccisione. Amazing va all'inseguimento di Soz, ma è follia, follia pura. Arriva anche Reckless, double kill per lui. Subito Illisang si lancia contro Nukedak e Upset, li costringe a fuggire. E sincero, che cosa ci faceva la Amazing? Nukedak suprema che fa gol, non ha preso nulla, neanche il numero di targa. Mentre invece i Fnatic vanno diritti per il barone Nashor, hanno la superiorità numerica. Illisang subito minaccia Nukedak che si lancia in mezzo, non trova il danno, invece cazzo trova il sufficiente danno. Oh, arriva lo spike di Broxa. Quanto era rimasto basso in vita! Che rischio per i Fnatic! Ma ora hanno il barone Nashor e quelli non sono più 3-400 gold, sono 4.000! 4.000 gold che sono valsi non poco sudore e lacrime. Rivediamo l'azione. Amazing dal fianco cerca di bloccare gli avversari con la prigione glaciale, ma Reckless, grazie a un buono spostamento difensivo, riesce a schivare l'ingaggio di Nukedak e a dare una rata di legnate indietro che la metà basta a far indietreggiare il mid laner dello Schalke. Chachi sciolto lateralmente, Reckless e Caps pensano a lui. Nel frattempo Amazing, stack di plasma imposto da lui grazie ai controlli degli alleati, permettono alla casa di Reckless di spostarsi in zona con l'istinto omicida, trovare la doppia uccisione del fight, andare 5-1-4 e adesso col barone Nashor quella è solo una base da aprire, manco fosse una scatoletta di tonno. E qua in corsia centrale infatti la scatoletta è stata principalmente aperta perché la torre di invitore è caduta, anche top lane è caduta e ora i super minion stanno battendo contro quella torre. Toc toc, chi è? È un caprone incacchiato, perché guarda qua Soaz che cosa riesce a fare, costringe Upset alla fuga, zonano dal primo inibitore che cade ora, e ora parte il secondo, vogliono anche quello, c'è Illisang che sta zonando Visicaci in botlane, capiscimi quando sono un po' confuso e spaventato dai Fnatic. Illisang guys, secondo me quel Pyke torna in panchina per la prossima partita, a livello direi di ban. Sì. Direi decisamente di sì.
Dai, non ha senso. Non ha senso una roba del genere. Lo stanno anche chiudendo. Lo chiudono, adesso lo chiudono perché è stato abbandonato a se stesso. Visicaci non ha modo di fuggire. Può provare a fuggire nella giungla dei Fnatic, ma Irisang lo seguirà. Guarda qua, si butta dritto nell'acqua. Visicaci che va in iperattività. Pilastro che blocca anche Irisang. Occhio a Caps. Caps è stato abbandonato però a se stesso. Ultima direttamente su Amazing. L'arpione c'è. E Reckless. No, è Caps con le visioni malefiche. Vander bloccato bei da danni. Pilastro. Belli. Reckless che insegue l'avversario. E con quelle stack di plasma uccide il povero Shen. Lo Schalke è allo sbaraglio, poveri loro. Addirittura accelerato dalla cura da parte di Reckless, che vuole semplicemente correre in corsia centrale e chiudere questa partita. Tirano dritto, la vogliono. Vogliono questa seconda partita sul tabellone. Vogliono arrivare al match point. E qui vediamo i Fnatic che premono sull'acceleratore. Sono 5 contro 3 ancora per almeno 13 secondi. Il prossimo a spawnare sarà Vander. Le torri arriva del Nexus. Caprone incacchiato. Upset costretto a flash. Si lancia in mezzo a Nukedak. Rallentato subito dalle visioni malefiche e da quello che è lo scettro di cristallo di Rylai. Visiaci si lancia. Prova a lanciare qualcuno contro il muro. Soad, sei sexy. Soad knock up con il Caprone. E quindi riesce a salvare la situazione con Caps che ulta immediatamente dopo. Qua è morto Visicaci, qua è morta la frontline dello Schalke. Amazing non è abbastanza, Nukedak non è abbastanza e i Fnatic sono al match point contro lo Schalke. Siamo a un millimetro ai pianeti che si allineano. Signore e signori, i Fnatic sono sul 2-1. Soaz in quell'ultimo fight ha appena vinto la partita con una testata. Letteralmente. Tempi di riflesso disumani da parte sua, ottima capacità di predict sulle intenzioni di Gnar, Fnatic puliti, Reckless finalmente in posizione da carry, ma che cosa lo porta in quella posizione? Il pike di Illisang, indiscusso MVP di questa partita. Mostruoso, ha zonato Gnar da solo in corsia inferiore, un support ha zonato un tank split pusher come Gnar, tank tra virgolette. Cosa? Penso che by far e far by, dato che stiamo parlando dei Fnatic, Illisang sia attualmente il miglior pike al mondo, ma di diverse leghe rispetto a tanti altri, ok? Abbiamo visto delle azioni da parte sua in partita che sono state qualcosa di veramente, veramente bello. L'utilizzo della Suprema non serve per forza per giustiziare i nemici, puoi utilizzarla come semplice scatto in avanti, per settare i controlli per i tuoi compagni di squadra, e quando i tuoi compagni di squadra outscalano qualsiasi cosa degli avversari, purtroppo c'è poco da fare. Qui va detto che c'è stato un marcatissimo errore di draft da parte dello Schalke, o per meglio dire, c'è stata una brutta scommessa in draft. Non era una draft sbagliata, era una draft rischiosa, e quel rischio l'hanno preso e l'hanno perso. C'è Amazing che sta per vomitare, letteralmente. È tipo la... Raga, tenetemi i capelli. Quali capelli? Bro. Cosa? Per favore. Almeno tu devi tenerti la barba. Not like this. Guarda il tavolo dei Fnatic, che schifo c'è là sopra! Un po' di disordine, su via, chi non l'ha mai visto. Ma no, ma mi fa ridere, dai! Ci sono quei poveretti dello Schalke, fuori dallo stadio, in piedi nelle pause, che devono mangiare frutta, gli stanno dando letteralmente, gli stanno lanciando banane, e non sei Tombi, quindi non ti favorisce questa cosa? Decisamente no. Dall'altro lato ci sono i Fnatic, che hanno la lounge VIP, c'hanno tutte le schifezze possibili e immaginabili, una quantità di zuccheri che era su quel tavolo che era imbarazzante. Nella polvere lo Schalke, come vabbè, in questa partita. Schalke 04 ha sbagliato un sacco di cose. Partiamo dalla draft, partiamo dall'esecuzione. Dimmi tu da dove vuoi partire. Partiamo dalla draft. Andiamo okay, proprio dalla fase precedente la partita. Bene, hanno lasciato Pike a Illisang. Ok, finita la draft, è finita. Ok, e andiamo poi al gameplay. Quindi Illisang stava giocando solo Pike. Perfetto, bene, abbiamo ragazzi, finito. Ci vediamo con... Allora, ok, draft, seriamente. Draft. Allora, si torna di nuovo su Kai'Sa. Sì. Reckless si sente molto confidente su questo campione, si sente in grado di portare dalla sua risorse e come dargli torto, dato che sta riuscendo a farlo ogni partita. Per quanto riguarda, intanto vediamo qualche replay di che cosa è successo per mano di Reckless. Qui c'è stata quell'azione splendida nella metà campo nemica. E davvero lo Schalke ci sta veramente provando, sta cercando di fare i miracoli, sta cercando di trovare azioni aggressive, ma che cosa può fare quando letteralmente ogni singolo errore di posizionamento viene punito così pesantemente?
qua lasciate il Baron Yukdak a 200 HP e si è lanciato in mezzo. Ci ha provato la doppia distorsione, ma non c'era letteralmente niente da fare. Brox, con la morte del barone Nashor, si è curato di un terzo degli HP, non c'era più possibilità di assassino su di lui. E si alza il capitano, si alza cosciente di aver portato a casa una vittoria molto importante per il suo team. Perché qui non è, al di là delle battute, solo il... solo il Pike di Lissang ad avermi sorpreso, perché è stato un cambio di setup da parte dei Fnatic, ok? Ancora una volta decidono di draftare priorità su una corsia, ma stavolta avevi Caps su un campione da stallo come Malzar, avevi Caps che doveva darti utility, doveva prenderti un campione e tenertelo fermo. È andata bene? Avete vinto! Signori! Una breve pausa, ma non andate da nessuna parte perché la prossima partita potrebbe essere l'ultima e i Fnatic potrebbero tornare ai campioni d'Europa, o se no potremo far risuonare ancora una volta Silver Scrapes in questo studio. A tra pochissimo! A tra poco, ragazzi.